Questa è una delle opere più conosciute di Tiziano. La straordinaria luminosità che avvolge in un sapiente controluce le figure degli apostoli e l'uso teatrale del colore che costruisce una scena di drammatica energia garantiscono a Tiziano la supremazia tra gli artisti del suo tempo. Artista estroverso, innovatore e poliedrico, Tiziano con la sua impareggiabile lezione diventa un necessario punto di riferimento per le future generazioni di pittori. Questi, insieme a tanti altri, sono i motivi che rendono Tiziano un rivoluzionario e che gli attribuiscono un posto decisivo nella storia dell'arte occidentale. Capiremo insieme la sua opera con l'autorevole guida dello storico dell'arte Mauro Lucco. Eccoci arrivati davanti all'ultimo quadro di Tiziano, quello sul quale lo colse la morte per peste sul finire dell'anno 1576. È un quadro che infatti Tiziano aveva progettato per la sua cappella funebre nella cappella del Crocifisso, nella chiesa dei Frari, che non poté mai finire perché improvvisamente contrasse la malattia e fu finito poi da un quasi allievo, cioè Palma Giovane. Essendo il dipinto pensato per la sua cappella funeraria, è un dipinto con una simbologia abbastanza ovvia, nel senso che Tiziano raccomanda la sua anima e quella dei figli al Cristo e alla redenzione che può derivare dal suo affidarsi completamente alla fede. Tant'è vero che in basso a destra Tiziano ha posto una tavoletta ex voto in cui l'immagine principale è quella della Madonna col Cristo in braccio, ripetuta, e di fronte a lei sono inginocchiati tanto Tiziano che suo figlio. Ai lati sono rappresentati due profeti che hanno preannunciato la venuta di Cristo, e cioè Mosè da un lato, qui sulla sinistra, e dall'altra parte la Sibilla e l'Espontica. Di fronte al gruppo della Vergine con il Cristo morto c'è anche la figura di San Girolamo. Questo quadro è una sorta di commovente meditazione di Tiziano sul tema della morte. È come se Tiziano immaginasse che anche la sua morte sarà la disgregazione di tutto, la fine di tutte le epoche che lui aveva attraversato e del mondo che aveva visto. Di fatto, in questo momento Tiziano non dipinge più con i sistemi tradizionali, sembra non usare più i pennelli e i colori, ma dipingere direttamente con le dita, con una materia grezza, molto bruta, disfacendo in qualche modo la forma. E questo è particolarmente visibile, ad esempio, nella faccia di Cristo, che non è precisamente delineata, oppure nel piccolo lenzuolo rosa che sta appoggiato sul gradino di fianco a San Girolamo. Questo non è certamente il modo con cui Tiziano aveva iniziato la sua carriera, anzi i suoi inizi erano stati di segno totalmente opposto, ma negli ultimi 20 anni della sua carriera Tiziano aveva iniziato sempre più a immergersi, diciamo così, in una sorta di depressione o di idea abbastanza cupa del futuro del mondo. È come se Tiziano avvertisse che tutto il mondo intorno a lui sta franando, sta diventando sempre peggiore, non gli piace assolutamente più e sembra fatto di una materia piuttosto spregevole. E di fatto con questa materia però totalmente spregevole Tiziano riesce a dipingere, riesce a tirar fuori, diciamo, più dei fantasmi delle forme e a dare un'idea di una drammaticità totale, assoluta, senza quasi nessuna remissione, addirittura si direbbe senza nemmeno più la speranza della fede.
Come ho detto, questa è l'ultima opera di Tiziano ed è dipinta in maniera estremamente diversa dalle opere dei suoi inizi e fa capire come nel corso della sua vicenda umana Tiziano abbia attraversato letteralmente dei modi di dipingere, dei modi di essere che sono diventati poi fondamentali per tutta la pittura dei secoli a venire. Tiziano Vecellio nasce a Pieve di Cadore, in provincia di Belluno, attorno al 1490, in un'agiata famiglia del piccolo centro alpino. Ancora molto giovane, si reca a Venezia e riceve un'adeguata istruzione pittorica prima presso la bottega di Giovanni Bellini, poi nella scuola di Giorgione. Nel 1511 è a Padova, dove affresca le scene dei Miracoli di Sant'Antonio da Padova nella Scuola del Santo, che si distinguono per la vivacità e il dinamismo del racconto. Ormai Tiziano è affermato e si assicura numerosi incarichi di carattere privato. Nel 1516 viene nominato pittore ufficiale della Serenissima e dipinge la celeberrima Assunta per la Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari. 7 anni più tardi, il doge Andrea Gritti promuove il rinnovamento culturale e urbanistico della città. Tiziano è al centro del programma insieme agli artisti toscani Pietro Aretino e Jacopo Sansovino, con cui instaura un proficuo rapporto. Osannato come il più illustre artista del tempo, Tiziano lavora a Ferrara, Mantova e Urbino. Conosce Carlo V d'Asburgo, che lo sceglie come primo pittore di corte, attribuendogli un prestigio senza eguali. Nel 1545 giunge a Roma, ospite del Papa Paolo III Farnese e del suo potente nipote Alessandro, dipinge Danae, splendido esempio di supremazia del colore sul disegno. Nel frattempo si affacciano sulla scena pittorica veneta i giovani Tintoretto e Paolo Veronese. Quando Tiziano rientra a Venezia, il suo impegno in città diminuisce progressivamente. Nelle opere tarde gioca liberamente con il colore, che stende con rapide pennellate o modella con le dita. L'atmosfera si accende di improvvisi bagliori e le forme si sfaldano, come nel sorprendente Scuoiamento di Marsia. Il maestro Cadorino muore a Venezia nel 1576, mentre infuria la peste, lasciando incompiuta l'opera che avrebbe desiderato sulla sua tomba, la Pietà. Un grande scrittore, cioè Ivan Turgenev, in Padri e figli, dice che il tempo non ha un andamento costante. Alle volte vola come una freccia e alle volte è lento come una tartaruga. Il primo decennio del Cinquecento a Venezia è il momento in cui il tempo effettivamente vola come una freccia. C'è una velocità di accrescimento culturale assolutamente impressionante. Ci sono dei grandi geni al lavoro. Il primo è il vecchio Giovanni Bellini, che morirà nel 1516. L'altro grande genio è il giovane Giorgione, che peraltro morirà prima, nel 1510. Allo stesso tempo si affaccia anche un nuovo grande pittore, che è Sebastiano Luciani, il quale si trasferirà nel 1511 a Roma e diventerà poi noto col nome di Sebastiano del Piombo. E naturalmente di tutti questi Tiziano è il più giovane e quindi quello che in qualche modo arriva sempre un pochino dopo quello che hanno già fatto gli altri. Ma anche quel pochino dopo che Tiziano ci mette è sempre un pochino dopo geniale. Tiziano nel 1511 è documentato a Padova ad eseguire un piccolo gruppo di affreschi dentro la cosiddetta Scuola del Santo, sul sagrato di questa grande basilica francescana.
Ora si possono immaginare tante cose sul perché Tiziano sia andato a Padova a fare questi affreschi, ma in prima battuta c'è da ricordare sempre che se esisteva un posto assolutamente pericoloso in quel tempo, era proprio la Padova del 1511, che aveva sempre eserciti stranieri che circolavano per il suo territorio. Ma Venezia contemporaneamente era un luogo dove ancora meno spazio c'era per un giovane genio, perché c'era Giovanni Bellini ancora attivo, Giorgione era morto da pochissimo, ma c'era comunque ancora Sebastiano del Piombo attivo prima di partire con Agostino Chigi alla volta di Roma. Quindi in qualche modo Tiziano era tagliato fuori dalle grandi commissioni pubbliche a Venezia e per questo va a Padova, e a Padova dipinge 3 affreschi con scene di miracoli della vita di Sant'Antonio da Padova. Uno di questi affreschi è quello che si vede ed è il miracolo del marito geloso. La scena è banale, cioè il fatto che un marito pensa che la moglie lo tradisca, è molto geloso, ammazza la moglie, come si vede qui in primissimo piano, e poi la moglie viene in realtà resuscitata da Sant'Antonio e il marito viene perdonato proprio grazie ai buoni uffici di Sant'Antonio stesso. Che cosa c'è di nuovo in questi affreschi? C'è il fatto che dipingendo in provincia Tiziano può eseguire degli affreschi. A Venezia gli affreschi non si fanno. L'affresco si considera in qualche modo una tecnica rurale, una tecnica non cittadina, non particolarmente evoluta, e quindi si fa soprattutto nelle città di provincia o nei territori delle campagne circostanti. Padova è naturalmente una grande città, una città universitaria, ma sempre considerata provincia rispetto al centro e alla capitale Venezia. Dunque a Padova Tiziano fa in qualche modo rinascere la tecnica dell'affresco e la fa rinascere con un modo particolare di rappresentare le cose, che è stato brillantemente definito quello della zona cromatica. Che cosa vuol dire la zona cromatica? Vuol dire che per rendere la profondità delle cose non occorre giocare molto sulle ombre, non occorre appesantire il quadro con la forma, ma si possono fare delle forme molto leggere, molto aperte, e il valore di profondità si coglie soltanto con la saturazione più o meno intensa del colore. Allora, se il colore è straordinariamente intenso, questo colore può far percepire la profondità in maniera straordinariamente efficace, ed è tanto più efficace quanto più una macchia scura si campisce contro una macchia chiara. È per questo, per esempio, che Tiziano inventa un meraviglioso vestito bianco e rosso per il marito geloso. Non c'è nessuna necessità di fare questo tipo di vestito, non sappiamo e non riteniamo nemmeno che la moda dell'epoca implicasse vestiti di questo genere, ma questo bianco e rosso che si campiscono in questa maniera contro un verde molto forte o contro una terra d'ombra dall'altra parte altrettanto forte, riescono a dare la sensazione di una grande profondità, di una grande prospettiva. L'altra cosa che Tiziano fa è dimostrare in questo dipinto di essere perfettamente aggiornato su quello che stava succedendo nel mondo dell'arte. Il 1510 aveva già visto lo scoprimento della prima parte della Volta Sistina di Michelangelo, e in effetti qui Tiziano utilizza un'idea della Cappella Sistina. Questa donna è esattamente nella posa della Eva di Michelangelo, soltanto rigirata dall'altra parte. Una delle cose poi assolutamente meravigliose di Tiziano in questo momento è l'idea di questo straordinario paesaggio, tutto frondoso, tutto pieno di erbe, con un'aria di bellezza arcadica, di pace, di serenità, che effettivamente non si ritrova negli altri pittori della stessa epoca. Sembra che in questo momento Tiziano abbia un'idea forte nella mente, e cioè che bisogna decisamente godere della bellezza del mondo e avvicinarsi a questa bellezza senza sensi di colpa, senza l'idea del peccato, senza l'idea che ci sono delle cose brutte nel mondo. Il mondo è per Tiziano assolutamente tutto bello, tutto colorato, tutto straordinariamente piacevole,
con un'idea appunto di serenità, di gioia pagana in qualche modo, che nessun altro pittore della stessa epoca riusciva a fare nello stesso modo. Gli anni che vanno dagli affreschi di Padova fino al capolavoro di Tiziano, che è l'Assunta dei Frari, sono costellati di molti capolavori. Uno di questi è decisamente un quadro che, dopo essere stato interpretato nei modi più diversi, è oggi comunemente conosciuto come l'amor sacro e l'amor profano della Galleria Borghese, in cui, contrariamente a quello che si può pensare, l'amor sacro è raffigurato dalla donna nuda e l'amore profano è in realtà costituito dalla donna lussuosamente vestita che si vede sulla sinistra del dipinto. In realtà poi il soggetto è tutt'altro che chiaro e nessuno ha un'idea precisa di che cosa questo soggetto significhi veramente. Si vedono queste due donne sul bordo di una grande vasca di pietra con dei rilievi classici sul frontale e un bambino che sta rimestando l'acqua con il braccio in secondo piano al di là della vasca stessa. E al bordo della vasca, al centro, si vede un bacile di metallo al cui centro alcuni studiosi hanno identificato uno stemma che è quello di un personaggio di qualche rilievo nella vita pubblica amministrativa di Venezia, e cioè Niccolò Aurelio. A questo punto si è pensato subito che l'immagine si riferisse al matrimonio di Niccolò Aurelio con Laura Bagarotto, avvenuto nel 1514, il che darebbe anche la data precisa di questo dipinto. E naturalmente, se le cose stessero in questo modo, si avrebbe qui un esempio molto bello, molto interessante, di questi dipinti epitalamici di cui spesso si parla nelle fonti, fatti per l'appunto per matrimoni di persone più o meno importanti, di cui però non si conosce nessun esempio con assoluta certezza. In verità, in un restauro abbastanza recente, lo stemma si legge molto poco e molto male, ed è forte la sensazione che si tratti di un artefatto di lettura, che insomma le pennellate che Tiziano ha messo nella parte bassa del bacile semplicemente non vogliono dire nulla e non rappresentino assolutamente nessuno stemma. Questo non toglie che anche l'amor sacro e l'amor profano sia un capolavoro del tipo di zona cromatica, dove tutte le immagini, dove tutte le forme sono costruite per accostamenti di castoni più o meno grandi di forma, chiari contro qualche cosa di scuro. Con una continua precisione, una continua alternanza, come una sorta di scacchiera immaginaria che comunque riesce a dare la sensazione intanto di una bellezza, di una placidità di colore assolutamente nuova, e dall'altro una profondità di spazio, una profondità anche di aria che nessun pittore precedente aveva mai raggiunto con tanta intensità. A cavallo dell'anno 1500, quando il giovane Tiziano Vecellio si trova a Venezia, la congiuntura economico-politica è favorevole alla Repubblica del Leone Alato. Rispetto alle altre terre italiane, sconvolte dagli eserciti stranieri, Venezia sembra un'oasi di prosperità nel pieno della sua espansione territoriale. È un momento fortunato anche per il commercio via mare. Cresce il numero dei mercanti stranieri che ampliano e decorano le loro sedi, i fondaci, e che rendono la città sempre più cosmopolita.
La situazione positiva, però, si deteriora rapidamente e Venezia si trova a fronteggiare la minaccia delle scorrerie turche che rendono malsicuri i traffici nel Mediterraneo orientale. Il mercato internazionale, inoltre, risente della concorrenza delle rotte atlantiche, solcate dalle navi spagnole e portoghesi. Davanti a questa situazione, il patriziato veneto preferisce investire nell'acquisto di terre e nella costruzione di palazzi, piuttosto che nell'armo delle navi. La vita diventa più comoda, sicura e raffinata. Dal punto di vista culturale, Venezia diventa infatti l'unica vera alternativa all'egemonia romana. Il tipografo Aldo Manuzio ne fa il centro dell'editoria italiana, mentre nei nobili palazzi della Laguna si collezionano le antichità classiche. La tradizionale indipendenza della Santa Sede richiama inoltre intellettuali e artisti ansiosi di esprimere liberamente le proprie idee, tra cui Dürer, Leonardo e Michelangelo, le cui tracce si colgono nell'opera di numerosi pittori locali. Tra essi, un posto importante occupa Giorgione, che determina in pochi anni una svolta decisiva. Le sue rivoluzionarie ricerche sull'uso del colore influenzano un'intera generazione di artisti. Alla sua morte, Tiziano diventa l'erede del nuovo corso della pittura veneta, iniziando quell'ascesa che farà di lui l'indiscusso protagonista del panorama artistico lagunare fino alla metà del secolo. Nel 1516 il priore del convento di Santa Maria dei Frari a Venezia richiede a Tiziano un dipinto che deve andare sull'altar maggiore di questa grande basilica francescana. Tiziano si mette all'opera e consegna questo dipinto nell'estate del 1518. Questo dipinto è l'Assunta. Per dipingere l'Assunta, Tiziano ha di fronte due gravi problemi. Il primo è che l'abside della chiesa dei Frari è tutto traforato di finestre, quindi da qualsiasi parte si volti c'è una luce che entra e che può interferire con la luce che Tiziano vuole dare alla sua pittura. La seconda difficoltà è che invece di appoggiarsi a un muro come quasi tutte le pale d'altare di quest'epoca, l'Assunta deve stare in qualche modo staccata in mezzo al presbiterio e deve, diciamo così, navigare nello spazio, contrariamente a quello che succede per qualsiasi altra opera più o meno coeva. Tiziano comunque non si spaventa di tutte queste difficoltà e dipinge questo grande quadro. Il suo colore fino a quel momento era stato sempre un colore di una ricchezza straordinaria, il colore quasi di una eterna primavera. Il colore di Tiziano in questo caso è forse un po' meno ricco degli affreschi di Padova, ma è giostrato su altre idee. La prima è per l'appunto il fatto che dalle finestre della chiesa entri un sacco di luce e lo costringe a immaginare un gruppo di apostoli in controluce e la massa di questi apostoli si fa vedere in tonalità estremamente scura rispetto a quello che si vede nella parte alta del quadro. È come appunto se noi vedessimo una persona contro una finestra che emerge soltanto in quanto massa scura contro una zona di chiaro, e gli apostoli emergono in questo modo contro il cielo. Tuttavia, su questa massa globalmente scura, Tiziano fa cantare dei punti di colore, come quel bianco meraviglioso della manica sul mantello verde o il rosso di quest'altro apostolo in primissimo piano, che comunque fanno vedere la sua capacità di gestione formidabile della tavolozza e del colore. La seconda cosa è che se gli apostoli sono in qualche modo
coinvolti in una luce naturale, la luce che irradia intorno alla Madonna non può essere una luce naturale, non può essere quella che entra dalle finestre. E allora bisogna immaginare una sorta di grande luce metafisica che spunta dietro la sua testa, con l'apparizione di Dio Padre portato in volo da alcuni angeli, una gloria di cherubini immensa, che sono pure forme luminose che si stagliano su questa luminosità diffusa, e mettere poi un coro di angeli invece un po' più terreni, un po' più fanciulleschi nella parte bassa, con alcuni angeli indimenticabili come questi che reggono sulla testa le nuvole come si trattasse di un grande pavimento che tiene su tutto il gruppo centrale. Se però negli affreschi di Padova tutte le figure si muovevano con grande calma, con grande moderazione, è subentrato qualche cosa in questo dipinto, cioè l'idea che si possa raccontare il movimento molto più forte, molto più vorticoso, molto più mosso di quanto non succedeva prima. Ed è esattamente questo, cioè l'idea di dover rappresentare dei sentimenti o delle reazioni di fronte a un evento miracoloso come quella della Madonna Assunta, che rende questo quadro così fortemente indimenticabile per tutti quelli che allora lo hanno visto. In effetti Leonardo aveva già inventato una sua grammatica dei sentimenti nell'ultima cena di Milano, ma Tiziano qui mostra tutta una serie di apostoli che gesticolano, alcuni che portano le mani in alto in gesto di sorpresa, altri che indicano la Madonna, altri ancora che tengono le mani giunte come per pregare, e chi guarda in alto. E poi la Madonna che ha questo movimento ascensionale, sembra una specie di elica che si muove, insomma di torsione del corpo, andando su verso l'alto quasi a forare l'aria e ad arrivare nella parte dell'Empireo dove sta Dio Padre. C'è anche da dire che l'impressione straordinaria che questo quadro fece all'epoca e che ha fatto molto spesso parlare di un quadro proto-barocco, cioè di un quadro in cui c'è questa sorta di esagerazione, se vogliamo dire così, dei sentimenti, dei movimenti, delle espressioni, è anche determinata dal fatto che si tratta di uno dei più grandi quadri che siano mai stati dipinti nella storia della pittura. Credo sia il secondo o il terzo per grandezza che si possa vedere in tutta l'Italia del Nord e in tutto il Cinquecento, perché è alto quasi 7 metri, per 3,60 m di larghezza. E quindi bisogna anche immaginare i grandi problemi tecnici che si pongono per reggere una tavola di questo genere. Si tratta di un supporto di legno di vari quintali di peso che deve stare in qualche modo sospeso fra due colonne di marmo che sono quelli della cornice che lo regge. Ed è proprio per questo, per questa sorta di fluttuare nello spazio e nella luce e per questa difficoltà tecnica, per questa grandezza che il quadro ha dato per tutti l'inizio a nuove dimensioni della mente, nuove dimensioni della fantasia. Contemporaneamente alla commissione di Fra Germano da Casale, Tiziano aveva cominciato ad avere dei collegamenti e dei contatti piuttosto stretti con il Duca di Ferrara, Alfonso d'Este. Alfonso voleva soprattutto che Tiziano si impegnasse nel progetto che più gli stava a cuore, e cioè quello del suo studiolo, che è un piccolo ambiente in un, diciamo così, in un edificio di passaggio fra il castello vero e proprio di Ferrara e il palazzo che gli sta di fianco. Questo studiolo doveva essere organizzato in una maniera molto strana. Il primo quadro dello studiolo era stato fatto da Giovanni Bellini ed è il Festino degli Dei, che si trova attualmente nella Galleria Nazionale di Washington. Alfonso tuttavia voleva assolutamente che il suo studiolo andasse avanti, anche per una ragione molto precisa. Il povero Alfonso soffriva di essere di cultura estremamente più scarsa rispetto a sua sorella, che era la donna considerata invece più acculturata d'Italia in quel tempo. La sorella era la famosa Isabella d'Este, la moglie del Duca Gonzaga a Mantova, e in qualche modo voleva avere qualche cosa di
totalmente diverso da quello che sua sorella avrebbe immaginato. E in effetti lo studiolo che Alfonso ha immaginato per sé è stato costruito con in mente un'idea che è basata, se vogliamo, su un testo di un poeta di epoca ellenistica, cioè Filostrato, un libro che si chiama Gli immagini degli dei e che descrive un palazzo dove c'erano molti dipinti antichi, e fra questi dipinti racconta di scene che sono più o meno le stesse poi dipinte da Tiziano. Ma il progetto dello studiolo è molto curioso perché fondamentalmente si articola intorno all'elogio delle belle donne e del vino. Tant'è vero che questo dipinto, che è noto come Gli Andrii, racconta la storia che è stata narrata per la prima volta appunto da Filostrato di Bacco, che si vede lì in fondo, che arriva per mare all'isola di Andros, dove i suoi abitanti lo accolgono con grande piacere perché già di loro sono tutti praticamente ubriachi. E di fatto nella foglia di musica che si vede qui in primo piano si vede scritto in francese, ma lo possiamo dire tranquillamente in italiano, un motto che è: chi beve e non ribeve non sa che cosa voglia dire bere. E dunque tutti sono più o meno tranquillamente addetti al bere e bere abbondantemente del vino. Uno dei personaggi degli Andrii è addirittura caduto totalmente addormentato perché totalmente ubriaco in mezzo a un folto di cespugli, mentre alcuni dei ragazzi più giovani improvvisano un ballo accelerato o comunque favorito da quella mezza caraffa di vino che nel frattempo è già andata bevuta. Naturalmente questo elogio delle belle donne e del vino, che ha così importanza per Alfonso, si esplica qui anche nella figura bellissima di questa abitante di Andros, che è nuda e addormentata in primissimo piano. Ed è uno dei nudi più belli della storia della pittura. Tiziano del resto ne darà altri di assolutamente magnifici, ma è uno di questi nudi in cui effettivamente non si avverte per nulla alcun senso di peccato. C'è una sorta di pagana tranquillità, di pagana serenità nel rappresentare la nudità, come se tutto il progresso della civiltà fino a quell'epoca non fosse mai esistito, e non fosse mai esistito il senso di colpa, per l'appunto, di vedere delle persone senza vestiti. Tutto questo dipinto emana in tutta la sua esplicazione una sorta di gioia di vivere assolutamente straordinaria, che è data persino dal colore meraviglioso che Tiziano intona in questo caso, non soltanto per la grande massa scura di alberi di lato, ma per questo cielo di un azzurro straordinariamente intenso, percorso da nuvole bianche e illuminate in maniera straordinaria dal sole, e addirittura inventando degli accostamenti di colore che a quell'epoca si sarebbero considerati, e tanto più si sono considerati poi in epoca accademica, impropri, come l'accostamento di verde e di blu, che è un accostamento assolutamente raro nella storia della pittura, ma che evidentemente ha fatto colpo e ha fatto scuola. Gli altri dipinti dello studiolo rappresentano: uno, l'omaggio a Venere, in cui si vedono per l'appunto una serie di bambini o di angioletti, diciamo così, davanti a una statua di Venere, e il terzo dipinto fatto da Tiziano è il corteo di Bacco e Arianna, cioè l'ingresso di Bacco in India. Quindi tutti i tre soggetti fatti da Tiziano sono per l'appunto ruotanti attorno al tema del vino, che riguarda sempre Bacco, e al tema di Venere. Dei tre, questo è sicuramente il primo arrivato alla corte di Alfonso, ed è arrivato probabilmente intorno all'anno 1518 o 19. A
Al di là del mistero che ne avvolge ancora la vita e la breve carriera, Giorgione è l'artista che, alle soglie del 1500, porta a piena realizzazione il tonalismo, la tecnica pittorica basata su una graduale stesura del colore con un morbido effetto di fusione cromatica nell'ambiente circostante. Nato a Castelfranco Veneto intorno al 1478, Giorgione recepisce prontamente gli stimoli offerti dai grandi maestri che passano per Venezia, come Leonardo e Dürer, e si pone alla costante ricerca di una calda, avvolgente atmosfera naturale. In tutta la sua produzione, limitata al primo decennio del Cinquecento, i contorni delle figure e del paesaggio appaiono leggermente sfumati, privi di un segno grafico netto. Prevale invece l'effetto delle gradazioni successive di luce e di colore, che danno vita ad un mondo sfuggente e dinamico. La morte precoce per una epidemia di peste interrompe una mirabile carriera appena avviata. Tuttavia, è possibile seguire un'evoluzione stilistica dalle prime opere legate ai modi di Bellini fino alla svolta segnata dalla Pala di Castelfranco del 1504. Qui l'impostazione tradizionale delle sacre conversazioni si risolve in una distesa veduta paesaggistica e in una piena immersione nella luce naturale. Considerato il pittore più innovativo della nuova generazione veneziana, Giorgione dirige una vivace bottega in cui si realizzano diverse tipologie di opere, quali ritratti e temi religiosi inseriti in vasti sfondi naturali, soggetti profani, composizioni allegoriche, mezze figure femminili, ricercati temi mitologici o letterari. Alla sua morte, i due allievi più dotati, Tiziano e Sebastiano del Piombo, saranno i protagonisti di una nuova stagione figurativa in cui il tonalismo veneto incontra la ricerca espressiva della scuola romana. Coi lavori per Alfonso, Tiziano entra in un giro di personaggi straordinariamente importanti della cultura e della politica italiana di quegli anni, che lo costringe a una sorta di superlavoro. È sempre più impegnato, sempre più deve far fronte a una serie di impegni con vari regnanti che sono via via più onerosi. Insomma, la fortuna gli ha arriso completamente e in questo momento è il pittore in qualche modo più importante dell'Italia del Nord, quello a cui tutti si rivolgono per le commissioni più prestigiose. Di fatto anche il nunzio apostolico a Venezia, e cioè il bresciano Altobello Averoldi, nel 1520 si rivolge a Tiziano per dipingere una grande macchina d'altare per una chiesa della sua città natale, e cioè la chiesa di Santi Nazaro e Cesso, dove il politico tuttora si trova. La cosa curiosa è che Tiziano accetti da Altobello Averoldi la commissione di qualche cosa di talmente arretrato come un politico. I politici non si facevano più da qualche tempo. Di solito si preferisce a Venezia il campo figurativo unificato e non una scena spezzettata in vari scomparti come nei politici tradizionali. Ma in ogni caso Tiziano accetta di farlo e accetta di dipingere quello che è diventato un altro dei suoi straordinari capolavori. Anche in questo caso, e nonostante l'importanza straordinaria del personaggio, Tiziano lavora con una certa lentezza. Tiziano fa qui un dipinto che rappresenta la resurrezione di Cristo e la rappresenta in una maniera assolutamente nuova. Si è sempre detto che la resurrezione di Cristo avviene all'alba, non certamente al tramonto, ma è qui inequivocabile che il momento in cui questo fatto accade, in cui questo Cristo si leva quasi danzando nell'aria, è per l'appunto il momento del tramonto. Assieme al Cristo risorto ci sono l'angelo annunciante, la Madonna annunciata,
Sant'Alessandro che presenta Altobello Veroldi, che è il committente, e poi la figura di San Sebastiano sulla destra, di straordinaria importanza per noi perché ripete in qualche modo un'idea che era stata già espressa da Michelangelo in una delle sue statue di prigioni. Ma quello che sembra magico in tutto questo dipinto è per l'appunto il clima che si vede, che si immagina con questo tramonto infuocato, le persone che si stampano contro il tramonto, il fatto che contro questo tramonto in qualche modo c'è un angelo talmente lucente nella sua veste bianca che sembra incendiato dall'interno, quasi come se bruciasse, come dire, di amore divino. E insomma tutto un clima, tutta una meteorologia nuova che non si era mai vista in momenti precedenti, nemmeno nell'opera di Tiziano. Sono le prime avvisaglie in Tiziano stesso che qualche cosa sta cambiando nella sua mente, che la serenità tranquilla, pagana, quel senso di sensualità non toccata mai dal peccato che abbiamo visto nei suoi dipinti precedenti comincia ad incrinarsi e come cede a una sorta di inquietudine che poi diventerà sempre più forte nel corso della carriera di Tiziano stesso. È un'inquietudine che ha delle giustificazioni. In realtà il mondo straordinario del Rinascimento italiano, insomma questo momento in cui la cultura, il gusto, la civiltà avevano fatto passi da gigante, si era effettivamente un po' bloccato nel 1520. Cominciano i primi processi per eresia. Cominciano i primi processi e le persone che non sono più considerate perfettamente ortodosse con la fede cattolica, ed è quel processo che porterà al distacco definitivo, 20 anni dopo, fra la fede cristiana e la fede protestante nel resto d'Europa. Tiziano in questo momento non sembra affatto preoccupato dai problemi religiosi in nessun modo e tuttavia sembra avvertire che qualcosa non funziona più e che qualcosa si sta incrinando dappertutto nel mondo intorno a lui, ed è un sentimento che via via diventerà sempre più forte fino a esplodere letteralmente nei dipinti più tardi della sua carriera. Tra i vari lavori che Tiziano ha trascurato ce n'è anche un altro che è diventato di straordinaria importanza, e cioè il dipinto che gli era stato commissionato il 24 aprile del 1519 da Jacopo Pesaro per un altare nella chiesa francescana di Santa Maria Gloriosa dei Frari a Venezia. È questo dipinto in cui si vede la Madonna col bambino, San Francesco e probabilmente Sant'Antonio di Padova, San Pietro e poi un guerriero, non necessariamente un santo, con vicino un turco con un turbante e sotto di lui la figura di Jacopo Pesaro. Bisognerebbe dire due parole su Jacopo Pesaro, e cioè il fatto che questo veneziano era stato ammiraglio della flotta pontificia e in questa veste era risultato vincitore in uno scontro navale contro i turchi a Santa Maura nel 1502. E di fatto Jacopo Pesaro è qui rappresentato con lo stendardo che aveva portato nella battaglia di Santa Maura, che porta le insegne pontificie, le insegne del Papa Alessandro VI, che era Papa effettivamente quando lui ha avuto questo scontro. Quello che Tiziano fa però in questo quadro per Jacopo Pesaro, che è rappresentato di fronte alla Madonna e ai Santi con gli altri membri della sua famiglia, è ancora una volta un segno rivoluzionario rispetto a quello che si era sempre fatto fino a quel momento.
quello che succede normalmente nelle pale d'altare è che la Madonna col bambino sta seduta in trono con santi che non appartengono magari alla sua epoca, e questi santi stanno o da una parte o dall'altra, in generale in posizioni simmetriche, in modo da ricostituire una armonia di visione. Tiziano in questo caso non ha nessunissima intenzione di mostrare questa solita armonia di visione e inventa questo assetto architettonico straordinariamente curioso. Bisogna tenere presente che questo dipinto sta vicino alla porta d'ingresso laterale della Chiesa dei Frari ed è come se Tiziano avesse immaginato che l'apertura della porta facesse entrare dentro l'ambiente una luminosità diffusa che è quella che si vede irrorare di luce tutte le figure del quadro. E in seconda battuta è come se Tiziano avesse immaginato che l'assetto architettonico dell'insieme dovesse scivolare verso la porta d'ingresso, quasi a far immaginare tutto il grande spazio che c'è fuori. Come si vede, le figure riempiono sì e no la metà del quadro. L'altra metà del quadro è occupata da due colonne e da una grande fetta di cielo con delle nuvolette con un paio di angeli e niente di più. Quindi tutto si concentra qui sotto e tutto si concentra in una luce che è dorata e che in qualche modo fa vedere come ci sia una continua circolazione di dialogo fra questi personaggi. In generale, nei dipinti d'altare precedenti, le figure non interagiscono fra di loro, non conversano o non si scambiano delle opinioni o comunque non fanno dei gesti che fanno vedere che c'è una forma di colloquio fra di loro. In questo caso, come si vede, il colloquio è generale. Il bambino Gesù sta offrendo, diciamo così, il piedino per il baciapiede a San Francesco che gli sta di lato. San Francesco sembra presentare questi personaggi ai suoi piedi, come se dovesse in ogni caso introdurli nel paradiso. San Pietro sta guardando verso Jacopo Pesaro. Quell'altro guardiero si volta, la Madonna guarda in basso anche lei verso Jacopo Pesaro, quindi c'è tutto un giro, tutto un continuo rimando di gesti, di affetti, di idee fra questi personaggi che si parlano. Diventato sempre più importante, Tiziano comincia a farsi un nome anche come pittore di soggetti non consueti. Ed è il caso di questo dipinto, che è stato fatto sicuramente per Guidobaldo da Montefeltro, che era all'epoca il duca di Camerino e che sarebbe poi diventato il duca di Urbino. Il quale duca, in una lettera al suo agente a Venezia dell'aprile del 1538, gli impone di non tornare a Camerino senza il quadro della Nuda di Tiziano. E quindi sappiamo per certo che questo dipinto è stato completato per l'appunto nel 1538. In realtà questo dipinto con questa figura nuda ripete esattamente un quadro molto discusso che si trova nella Pinacoteca di Dresda ed è la cosiddetta Venere Marcello. Quello che si vede oggi sul quadro di Dresda sembrerebbe praticamente tutto della mano di Tiziano, come se Tiziano avesse coperto con un'ultima stesura, con una velatura generale, il quadro magari iniziato da Giorgione. E ripeto, non è un caso che quel dipinto sia replicato esattamente in quest'altro fatto per Guidobaldo da Montefeltro. Quello che la lettera di Guidobaldo da Montefeltro fa però capire è che si è passati a una considerazione diversa della immagine della nudità. In qualche modo queste immagini di donne nude sono ormai diventate, come dire, un oggetto di sex appeal. In qualche modo chi vuole dei quadri di donne nude lo fa perché c'è una bellezza sessuale, una idea anche di eroticismo che ci sta dietro, che non era presente nei dipinti precedenti, per esempio nella
nudità così bella, ma fondamentalmente anche così casta, degli andri che abbiamo visto prima. Questa donna sembra molto tranquilla, molto sicura di sé, si mostra senza nessun imbarazzo a chi la guarda e esibisce una nudità assolutamente meravigliosa, tutta di carne, di sangue, molto, molto vivi, molto ben delineati. La fa nascondendo questi connotati chiaramente erotici attraverso il mascheramento di una scena di vita domestica normale. È una signora che sta in questo momento a letto perché semplicemente le sue serve stanno cercando il vestito più bello nel cassone nuziale, lo stanno per tirar fuori e fra un attimo la donna sarà completamente vestita. Ma d'altra parte ci sono, come dire, tutti gli ingredienti per una scenetta piccante. Lei che si sta coprendo con una mano il pube, il cagnolino vicino ai piedi, sempre sul letto, e per l'appunto le donne che stanno tirando fuori i suoi vestiti più belli per poterla vestire. È anche un dipinto però pensato in maniera straordinaria, perché chiaramente Tiziano ha fatto questa immagine di Venere in qualche modo franante verso il primo piano, in una sorta di diagonale, e poi ha bipartito il quadro con una grande tenda verde e nera sulla sinistra, per poi lasciare spaziare l'occhio sull'ambiente della casa, sul pavimento a quadrelli, sulla grande finestra, la bifora con la colonna centrale e i vasi di fiori. Una finestra da cui si vede poi un albero, quindi immaginiamo che dia su un giardino, quindi qualche cosa di fondamentalmente domestico, ma anche di una domesticità che è estremamente ricca, estremamente appassionata, insomma è qualche cosa che non riguarda i comuni mortali, ma soltanto persone che partecipano in qualche modo anche della natura degli dèi. Dipinti di questo genere si appendevano solitamente nella camera da letto di chi li aveva commissionati, e quindi immagino che anche questo avesse più o meno quella funzione di, diciamo pure, di eccitazione erotica alla visione di questa bellezza nuda. A partire dagli anni 20 del Cinquecento, le opere di Michelangelo e Raffaello costituiscono il modello di riferimento per molti artisti. Il livello raggiunto dai due maestri è infatti ritenuto unico e insuperabile, al punto da sostituire la stessa natura come fonte di ispirazione. La maniera di dipingere dei due maestri viene dunque esasperata dai nuovi pittori, che finiscono per modificarne i tratti caratteristici. Nasce il manierismo, un gusto artificioso e ricercato che, grazie alla circolazione di opere e di artisti, si diffonde rapidamente in tutta Europa. Per i manieristi, lo spazio è basato sull'uso distorto della prospettiva, spesso adattata per disporre le figure in modo eccentrico. I corpi non sono più dipinti secondo i classici canoni proporzionali. Le forme vengono contorte per accentuarne l'espressività, come dimostra il collo artificiosamente allungato delle figure del Parmigianino. I movimenti delle figure sono caricati e innaturali, come nelle violente torsioni dei personaggi di Rosso Fiorentino. La luce diventa strumento per enfatizzare sguardi ed espressioni intense, e l'uso di colori freddi e innaturali conferisce all'opera un aspetto rarefatto e immateriale. Ricercate da pubblico aristocratico e colto, le opere manieriste riflettono il lusso e gli ideali estetici dei committenti. I soggetti raffigurati sono arricchiti da raffinati giochi intellettuali, allusioni e metafore. Intorno agli anni 40, l'arrivo a Venezia degli artisti toscani Francesco Salviati e Giorgio Vasari porta nella laguna una ventata di manierismo che tocca anche Tiziano, alla costante ricerca di nuovi stimoli.
La forte personalità del maestro Cadorino riesce però ad operare una sintesi tra la ricerca della maniera e l'esperienza del tonalismo, cercando di fondere il disegno toscano con il colore veneto. Il suo momento manieristico culmina con un grande dipinto sacro, la pala della Incoronazione di spine, massimo esempio di equilibrio tra stimoli centro-italiani, tradizione veneta e sviluppi personali. In quest'altro dipinto il mondo di Tiziano è cambiato ancora una volta. Si tratta di uno dei dipinti per i soffitti di Santo Spirito in Isola che, secondo la testimonianza di Vasari, erano stati iniziati nel 1542. Bisogna dire che la decorazione dei soffitti fino a quell'epoca era stata totalmente diversa. Il soffitto di solito era intagliato, dorato, ma non generalmente dipinto, e l'idea di soffitti che siano insieme scolpiti e dipinti comincia soltanto in quest'epoca. Ma quello che è stupefacente di questo dipinto è la forza e la violenza con cui questa immagine si propone davanti ai nostri occhi. È chiaro che si tratta di una scena di violenza, perché è Caino che sta uccidendo Abele, ma sarebbe difficile immaginare un omicidio compiuto, diciamo così, con più forza, con più crudeltà, con più violenza di questo. Che cosa è successo per far cambiare così radicalmente Tiziano da un'immagine di bellezza quasi da statua greca della Venere di Urbino a questa immagine di così straordinaria forza? È successo che è arrivata anche a Venezia la cosiddetta maniera moderna, così la definisce Vasari. Che cos'è la maniera moderna? La maniera moderna è qualcosa di molto complesso. Nella mente degli artisti significa che fondamentalmente si sono identificati dei modelli di riferimento. Il punto fondamentale della maniera moderna è che bisogna partire da questi pittori che sono identificati in qualche modo una volta per sempre, e bisogna cercare di elaborare su quello stile qualche cosa di nuovo, di autonomo. Si dà così una variegatura di maniere. C'è la bella maniera di Parmigianino, ad esempio. C'è la maniera in qualche modo gigante di Michelangelo, che tanti hanno tentato di imitare. C'è una maniera ingentilita, che si può dire alla Raffaello. E insomma, su queste grandi artisti ogni nuovo pittore, ogni nuovo artista può elaborare la sua soluzione particolare. Che cos'è la maniera moderna per Tiziano? La maniera moderna significa non abbandonare mai quella verità di rappresentazione che è connaturata insieme di carne, di sangue, di aria, di luce che circonda le figure, ma vuol dire soprattutto rappresentare quelle figure con una forma che è derivata da quella romana. E questa forma derivata da quella romana è fatta soprattutto di pose che sono assolutamente squadernate. Michelangelo, nei dialoghi romani con Francisco de Hollanda, dice che la forma migliore è quella serpentinata, come se si dovesse costruire una figura che è fatta come una lingua di fiamma che, andando verso l'alto, si avvolge su se stessa, insomma, si muove con questi andamenti sinuosi. E per i pittori romani della maniera, quello che è assolutamente importante è, per esempio, che se si manda un braccio sulla sinistra, l'altro deve andare a destra. Tutte le pose devono essere molto sforzate, molto forti, molto diverse da quelle che si vedono consuetamente. Ed ecco allora che in questa violenta disputa di Caino e Abele, in cui Caino colpisce Abele sulla testa e chiaramente gli ha spaccato il cranio perché sta buttando sangue come una fontana, Abele precipita con le braccia completamente aperte e in una posa forzata che credo sia impossibile da ottenere.
D'altra parte anche la posa di Caino con questo piede talmente in alto per spingere giù Abele è talmente forzata rispetto all'altra gamba che credo sia anche in quel caso difficilissimo riuscire a mettersi in quel modo se non essendo dei palestrati o dei ginnasti molto convinti. Ecco, questo nuovo modo però consente a Tiziano di raccontare le cose, di raccontare, come dire, le visioni della sua mente, della sua fantasia con una nuova potenza, con una nuova velocità e se vogliamo anche con una violenza del tutto inconsueta che è qui accentuata addirittura dall'idea del grande fumo sull'ara del sacrificio che si sta levando verso il cielo e che sembra in qualche modo partecipare del clima di dramma in cui si sta svolgendo il primo assassinio della storia. Nel frattempo Tiziano aveva aumentato ulteriormente la sua clientela ed era arrivato al vertice mondiale della clientela. In qualche modo Tiziano è diventato il pittore ufficiale dell'imperatore di Carlo V e soprattutto è diventato il pittore ufficiale di Carlo V in un momento drammaticamente complicato della storia d'Europa. Come ho detto, già dal 1520 erano cominciate le prime lotte fra il dissenso cattolico, diciamolo così, e la parte ufficiale della Chiesa Cattolica. L'Inquisizione aveva già sanzionato come eretici i primi che avevano osato pensarla diversamente dalla dottrina papale. La rottura definitiva fra cattolici e protestanti si ebbe decisamente soltanto nel 1540 e da quel momento iniziarono effettivamente le guerre anche in Europa, le guerre di religione, soprattutto nelle regioni tedesche dove molti dei piccoli principati erano protestanti mentre l'impero era dalla parte cattolica. Queste guerre cominciarono con scaramucce ma divennero poi sempre più serie fino ad arrivare ad una vera e propria guerra che si concluse nell'aprile del 1547 con la battaglia di Mühlberg in cui l'imperatore Carlo V riuscì a essere il vincitore su tutta una serie di piccoli principati tedeschi di religione protestante. Tiziano fu invitato dall'imperatore Carlo V ad Augsburg nel 1548 e nel corso di questo soggiorno dipinse questo ritratto commemorativo della vittoria nella battaglia di Mühlberg con Carlo V a cavallo. La cosa di straordinario interesse è che quello che si vede qui è un Carlo V non come era vestito effettivamente nella battaglia, ma con la sua più bella armatura, l'armatura di parata. La cosa però straordinaria di questo dipinto è l'invenzione di un ritratto equestre. È inutile dire che i ritratti equestri erano una prerogativa del mondo romano e basta qui citare semplicemente il Marco Aurelio a Roma. Dopo quel momento, praticamente per più di un millennio, non si erano mai più fatti ritratti a cavallo. E il primo ritratto equestre che si può citare dal mondo antico in poi è semplicemente il Gattamelata di Donatello, fatto sul sagrato della Basilica del Santo a Padova e completato nel 1454. In ogni caso mai era stato fatto in pittura un ritratto equestre e in effetti questa è la prima invenzione di tale tipo che si possa immaginare nella storia della pittura, ma dopo questo abbiamo avuto dei grandissimi altri esempi, per esempio i ritratti equestri di Rubens o di Van Dyck, che sono fra le gemme più straordinarie della storia della pittura. Dunque è un ritratto celebrativo ed è un ritratto celebrativo di tipo nuovo, senza essere, come dire, adulatorio. In qualche modo Carlo V non sembra
notare il pittore che gli sta facendo il ritratto, ma sembra guardare avanti davanti a lui quasi con uno sguardo lungo, quasi con una proiezione sul futuro che forse nemmeno Tiziano stesso sapeva immaginare a quest'epoca. È in ogni caso un sovrano vittorioso a cui fa corona in qualche modo il bel paesaggio, e il cielo annuvolato invece fa riferimento ai drammi e alle guerre che si sono succedute per l'appunto in campo religioso fra cristiani e protestanti. Gli impegni con l'imperatore diventano sempre più pressanti per Tiziano nel corso degli anni 40 e 50. Ma questo non significa che Tiziano dipinga esclusivamente con l'imperatore. Tiziano prende anche delle commissioni particolari da altri personaggi, magari non importanti, nella sua stessa città. E questo dipinto, per esempio, è stato fatto per un certo Lorenzo Massolo per la sua cappella nella chiesa dei Crociferi o dei Gesuiti, se così si vuol dire, a Venezia. Del martirio di San Lorenzo si è raccontato sempre l'episodio di Jacopo da Varazze, che dice che messo sulla graticola San Lorenzo ad un certo momento si era rivolto ai suoi carnefici dicendo di girarlo dall'altra parte perché da una parte era cotto a sufficienza. Questo è forse qualche cosa del genere, nel senso che anche in questo caso Tiziano mostra il martire che viene in qualche modo mosso, aiutato a girarsi da questo lungo attrezzo spostato da uno dei carnefici, mentre l'altro carnefice sotto soffia sui carboni accesi in modo che il fuoco divampi più forte. Quello che è straordinario di questo dipinto è che se tutto il Rinascimento italiano aveva sempre rappresentato le cose nella maniera più ovvia, cioè sotto la luce del sole, qui siamo di fronte ad uno dei primissimi quadri in notturna che si possa mai immaginare. Ed è una notturna pensata appositamente per accentuare in tutti i modi il senso di dramma che si sta compiendo. Tutto avviene alla luce di grandi torce accese in questa sorta di piazzotto al di fuori dell'edificio classico e alla poca luce che proviene dai raggi di luna che spuntano in mezzo alle nuvole in alto. Dunque tutto sembra avvolto in un gorgo nero, in una sorta di drammatico luogo, e tutto viene illuminato con dei traversoni improvvisi di luce che spuntano qua e là e che evocano più che definire precisamente le forme. Il San Lorenzo è naturalmente ancora una volta pensato con i mezzi della maniera moderna, per cui si presenta anche in questo caso con un braccio levato, un braccio invece ripiegato, una gamba ripiegata, l'altra gamba stesa in avanti, e d'altra parte anche le pose dello sgherro sulla sinistra e di quell'altro sulla destra sono sempre molto sforzate, molto portate in qualche modo fino all'estremo limite delle possibilità, diciamo pure ginniche, di una persona normale. È questo senso del dramma incombente che forse fa ancora una volta riferimento alla situazione generale dell'Europa di quegli anni, con tutto quello che stava succedendo intorno a lui. E Tiziano sembra risentire fortemente di questo clima così drammaticamente mosso, così drammaticamente agitato in tutte le parti d'Europa con i fatti della religione e con le varie persecuzioni appunto che la religione in questo momento sta portando verso tutti coloro che non sono perfettamente ortodossi. Dunque è in qualche modo una proclamazione di ortodossia da parte di Tiziano, ma d'altra parte è anche un sentire che qualche cosa non funziona in tutto quello che gli viene proposto dall'ideologia dominante,
e che insomma questa idea di ammazzare una persona bruciandola sui carboni ardenti è qualcosa di veramente orribile, di drammatico, e dando in questo modo una sua versione veramente angosciata, veramente cupa, come mai si era visto nei suoi dipinti precedenti. Avendo servito Carlo V, Tiziano diventa anche il principale pittore del figlio di Carlo V, il principe Filippo, che diventerà Filippo II di Spagna. E proprio per Filippo II Tiziano dipinge due quadri che lui stesso definisce favole, favole in quanto sono derivate dalle favole antiche, dai miti antichi ricordati da Ovidio nelle Metamorfosi, e in questo caso per esempio quello di Diana e Atteone, con il cacciatore Atteone che arriva improvvisamente e scopre Diana al bagno. Diana è chiaramente identificata dalla falce di luna sopra la sua fronte, e proprio per questo, per aver visto la divinità nuda, viene trasformato in cervo che viene poi sbranato dai cani. Queste favole sono state iniziate da Tiziano nel 1556 e consegnate a Filippo II nel 1559. E nonostante si tratti, diciamo così, per definizione di cose meno coinvolte nei drammatici e turbinosi tempi del presente, ma proiettate soprattutto nel tempo del mito, si tratta comunque di immagini che non hanno più la serenità, non hanno più l'integrità della forma, non hanno più la bellezza marmorea e in qualche modo scultorea delle opere precedenti. Anche qui si vedono molte donne nude, ma non c'è niente di paragonabile in alcun modo, per esempio, alla Venere di Urbino. Tutte queste forme sembrano meno definite e molto più evocate, meno pensate, meno disegnate, se vogliamo, di quanto Tiziano non avesse fatto nelle epoche precedenti. E soprattutto quello che si comincia ad avvertire qui è una sorta di insofferenza di Tiziano per un uso apparentemente razionale del pennello, per un pennello che possa delineare delle forme in maniera precisa. E qui si vede una sorta di continuo colpeggiare in qualche modo, di dare dei tocchi di pennello qua e là, quasi a fare delle macchie di colore che solo da distante si ricostruiscono e danno l'idea di una forma ben completa e ben precisa. Ed è un processo che poi Tiziano svilupperà in tutti i suoi ultimi anni e che lo porterà appunto a opere di assoluta, disperata drammaticità come lo Scuoiamento di Marsia di Cromio e Sciscio, oppure come la Pietà nell'Accademia di Venezia. Questa sorta di continuo colpeggiare si vede anche qui, per esempio, nella variabilità continua dei toni del colore del cielo, delle fronde degli alberi, addirittura nel cambiamento continuo delle carni fra luce e ombra delle ninfe compagne di Diana, che sono per l'appunto non disegnate, non pensate strutturalmente come avrebbe fatto nell'epoca precedente. Ma riprendendo dall'epoca precedente, Tiziano mette insieme ancora alcune idee straordinariamente efficaci, come per esempio quella della serva nera che serve Diana e che fa un meraviglioso contrasto fra la sua pelle di ebano e quella invece eburnea di Diana stessa. Mentre le composizioni degli anni precedenti e di tutto il primo Cinquecento italiano sono generalmente pensate attorno ad un centro, ad un fuoco dell'attenzione che sta esattamente nel centro geometrico del supporto, tela o tavola che sia, qui le figure principali sono completamente dislocate ai lati e sembra che il luogo principale della figurazione sia occupato dalle figure totalmente secondarie,
come quelle delle ninfe che stanno asciugando i piedi di Diana o che si nascondono mezza in luce e mezza in ombra, come il gruppo delle tre che si vedono più vicine ad Atteone, o addirittura che si nascondono dietro il pilastro di pietra, come la ninfa di cui spunta soltanto la testa. Tiziano addirittura in questo dipinto sembra voler rappresentare il colpo di vento, le nuvole che trapassano improvvisamente nel cielo, il grande drappo rosso che si distende e sostenuto naturalmente da una ninfa, ma in questo movimento sembra che anche lui sia in qualche modo gonfiato dal vento. E dietro si intravedono sempre le sagome delle grandi montagne dolomitiche che Tiziano conosceva da sempre per essere nato a Pieve di Cadore e che ha rappresentato in quasi tutti i suoi dipinti. Il mondo attorno a Tiziano è un mondo sempre più drammatico, che sembra sempre meno aver ritrovato una forma di ubi consistam, una forma di pace al proprio interno. E Tiziano ne risente fortemente. Tiziano sembra avvertire con antenne molto sensibili questo clima di incertezza continua, questo clima sempre più drammatico intorno a lui. Di fatto, nei suoi ultimi dipinti, Tiziano elabora un sistema che nessun altro aveva mai immaginato prima, ed è quello di dipingere quasi senza colore e decisamente senza pennello. In questa fase Tiziano sembra dipingere sostanzialmente e soprattutto con le mani, quasi a voler frappare delle macchie di colore, a dare la sensazione di una forma che si ricostruisce davanti all'occhio, ma di fatto, vedendola da vicino, non è nulla se non delle piccole macchie di colore. Arriva così a una sorta di, se consentite il termine, impressionismo magico, un mondo in cui le cose non sono pensate, non sono rappresentate nella loro struttura, ma sono semplicemente evocate attraverso il colore e attraverso queste piccole macchie, attraverso questi sfregamenti continui, e soprattutto con una materia che sembra una materia spregevole, che sembra fatta di fango e non di vero e proprio colore. Ora, questo dipinto in particolare, che è uno dei momenti più alti della sua vicenda tardissima, è stato dipinto presumibilmente intorno al 1570, rappresenta lo scuoiamento di Marsia e si trova nel palazzo arcivescovile di Kromyshyn, vicino alla città di Olomouc in Moravia. Marsia aveva osato sfidare Apollo a una gara musicale ed, essendone stato vinto, aveva subito la punizione che questo comportava, cioè quella di essere letteralmente scuoiato vivo. E in questo caso lo scuoiamento di Marsia avviene, se si può dire così, quasi come avviene la festa dello scuoiamento del maiale in qualsiasi fattoria dell'Italia del Cinquecento. Il povero Marsia è appeso per i piedi in alto a quest'albero e i norcini, diciamoli così, stanno già tagliando la sua pelle per toglierla via. È un fatto di sangue, ma apparentemente non c'è molta drammaticità intorno, se non questo movimento inquieto di tutto il mondo, come se tutto il mondo fosse costituito da un pulviscolo che si muove in continuazione, che soltanto muovendosi ricostruisce le forme, che dà appunto una sensazione di drammaticità cosmica. In effetti, Apollo, che assiste allo scuoiamento di Marsia, sembra del tutto indifferente al fatto che si stia scuoiando un'altra persona, mentre dall'altra parte c'è un'altra persona che suona la viola e un cagnolino davanti, e lì appare il sangue che sta cadendo dal corpo di Marsia e soprattutto dalla parte delle braccia dove già è cominciata l'operazione di scuoiamento. Dunque è veramente qualcosa di impressionante questa idea di
forza drammatica, di tragedia che sta succedendo tutto intorno a lui, che sembra qualcosa di totalmente pervasivo, anche se è un soggetto che in qualche modo non dovrebbe coinvolgere Tiziano in nessun modo, perché è una favola, non è mai successa, è avvenuta in un tempo mitico, non ha nessuna relazione col presente. Sembra in effetti che Tiziano sia drammaticamente coinvolto in tutto questo e che metta in questa immagine una meditazione sui misteri della violenza, sui misteri della morte, che coinvolge tutte le persone. E siamo dunque arrivati, o meglio siamo tornati, al punto da cui eravamo partiti, e cioè alla Pietà delle Gallerie dell'Accademia di Venezia. Questo senso di dramma incombente, di tragedia che si svolge tutto intorno a Tiziano, questa sorta di turbine che lo coinvolge, è dato anche dal fatto che Tiziano non sembra mai utilizzare i sistemi tradizionali dei pittori della sua epoca per dipingere un quadro. Quello che Tiziano fa è sempre fatto di prima direttamente sulla tela. Non conosciamo cartoni, per così dire, di Tiziano, cioè quei disegni bucherellati che servivano a travasare il progetto dalla carta direttamente sulla tela per poter essere dipinto, perché per Tiziano non esiste l'idea fiorentina che c'è una forma che vive prima della luce che la investe, vive prima del colore che la riveste. La forma non è qualche cosa di stabilita una volta per sempre che poi viene semplicemente ricoperta dal colore, come se si trattasse di un vestito, ma la forma nasce, vive, si esplica soltanto in certe condizioni di luce, soltanto con un certo colore. Ed è quindi il colore che la costituisce, è il colore che la fa, il colore che in qualche modo, turbinando intorno alle figure, riesce a ricostruire delle immagini che di per sé, viste da vicino, non sono nulla. Quello che è anche interessante di questo quadro è che è proprio a sottolineare questa sorta di trovarsi affondato in una sorta di gorgo drammatico dell'universo, è il fatto che la Madonna con Cristo nelle sue ginocchia non obbedisce ai canoni tradizionali di questa figurazione, quell'immagine che per esempio Michelangelo aveva creato nella statua in San Pietro in Vaticano. In questo caso Tiziano per esempio rigira la spoglia di Cristo dall'altra parte, mentre nel gruppo di Michelangelo il corpo di Cristo guardando è rivolto verso sinistra, in questa immagine di Tiziano il corpo di Cristo è rivolto verso destra e sembra che stia letteralmente scivolando giù dalle ginocchia della Vergine, che stia quasi cadendo anche lui nella sorta di gorgo che tutti prende. Se si guardano per esempio le mani e le dita di San Girolamo, non sono affatto definite, apparentemente sono più definite in questa parte, ma le dita che sono lì sotto l'ascella di Cristo e che si avvertono effettivamente come dita da lontano sono semplicemente dei piccoli tocchi di colore, un po' più rossiccio del resto, e con questa materia veramente poco pregevole, con non più di 4 o 5 colori in tutto, Tiziano riesce a ricostruire un'immagine che ha questa valenza di una potenza visionaria, di una potenza tragica, assolutamente disperata e assolutamente nuova. Ed è proprio per questo, per questa capacità di economizzare straordinariamente i mezzi della pittura, ma ricavare da questa economia un'idea veramente formidabile di quello che si può comunicare al mondo, dell'idea che si ha in testa, che Tiziano è diventato effettivamente uno dei grandi principi o re della pittura. Non a caso tutto il Seicento penserà e ripenserà fortemente a Tiziano per creare le nuove dimensioni della mente e della fantasia. Da Rubens a Van Dyck a tutti i grandi artisti del Seicento, tutti avranno sempre in mente
quello che Tiziano aveva creato nel corso di una sessantina e forse più di anni di una carriera assolutamente irripetibile.